No, adesso noi stiamo parlando di un patrimonio dell'umanità che è una strada, quindi qualcosa di che è stato costruito dall'uomo. Quindi è proprio questo che è importante, rendersi conto che prima di essere patrimonio, il patrimonio era un'idea, era una visione. Questa visione, questa idea, questo potenziale di creatività ce l'abbiamo tutti, solo che alcuni trasformano questa potenzialità in patrimonio, altri invece questa potenzialità non la sfruttano, non la sfrutteranno mai. Patrimonio è il potenziale creativo che anima la nostra calotta cranica. Quando è azionato, questo potenziale creativo azzera automaticamente tutte quelle tensioni, quelle frustrazioni, quello scontento, ma anche tutte quelle emozioni al negativo che altrimenti appesantirebbero la nostra esistenza con un lamentevole senso di impotenza. Questo potenziale umano, di cui indistintamente siamo tutti più o meno dotati, è il patrimonio più prezioso in assoluto per l'individuo e per la società, proprio perché disconosce limiti di forma e di contenuto. Per di più, è inesauribile e trasmissibile. Patrimonio dell'umanità vuol dire quindi celebrare la mente come natura, poiché è proprio nel cervello, cassa armonica per eccellenza, che risuonano tutte le sue sfumature e tonalità. Nel tentativo di accordarne le note, la didattica per l'educazione alla tutela del patrimonio prevede di educare a fare da sé e di prendersi a carico, valorizzando tuttavia quel senso di solidarietà e di coalizione tipici di ogni creazione artistica. L'alternativa a questa nostra proposta è già realtà. Appiattimento, avvilimento, svilimento, indifferenza, frustrazione, rabbia, amorfismo, ma anche un forte senso di inutilità.